benvenuto. 90 bambini strappati alla strada e avvolti dal calore e dalle cure di 30 suore istitutrici. Vite Rosa colora il cuore di Napoli e lo fa con il progetto Professione Bambino, che aiuta i piccoli dei quartieri a rischio della città, Forcella, San Lorenzo, Vicaria, ospiti della scuola elementare di Santa Patrizia. A loro sono stati donati kit scolastici e giochi per un Natale in allegria. Lo sottolinea ai nostri microfoni Sonia Palmieri, fondatrice dell'associazione Vite Rosa Onlus. Questo Natale ha voluto colorare di rosa il cuore di Napoli e quindi abbiamo individuato questa struttura che è il convento di San Gregorio Armeno, in particolare le due scuole che ospita il convento, scuola ed asilo, dove ci sono 90 bambini che hanno dei quartieri che hanno necessità di cure, amore, di scolarizzazione, quindi di cultura, e che rappresentano il nostro futuro. Ha contribuito al successo dell'iniziativa l'Agenzia per il Lavoro Generazione Vincente, di cui è responsabile marketing Antonio Nisticò. Abbiamo voluto sostenere Vite Rosa in questo progetto Professione Bambino proprio per aiutare questi 90 bambini a rischio e sostenere appunto le suore del convento di San Gregorio Armeno. Abbiamo coinvolto i nostri 2.400 lavoratori interinali e dipendenti interni a dare un piccolo contributo a sostegno di questo progetto, che avrà chiaramente attraverso l'associazione Vite Rosa altri sbocchi e altre iniziative che coinvolgeranno altre istituzioni e altri enti a livello nazionale. Noi in passato abbiamo sostenuto altre associazioni e per noi la responsabilità sociale e avere il rispetto degli enti che ci circondano è un fattore fondamentale. A curare i bambini e a vigilare su di loro tutti i giorni c'è Suor Maria Rosaria Petti del convento di Santa Patrizia a San Gregorio Armeno. E aiuta a crescere meglio sia come formazione scolastica sia formazione sociale e religiosa.